Adesso diamo la parola a Paolo Catalfo. Io raccomando interventi a brevi, perché poi di là ci aspettano tante cose interattive, quindi non vedo l'ora di farle provare al nostro pubblico. Grazie. Allora, vabbè, io giusto brevissimamente facevo un attimo un punto della situazione. Noi in quasi 4 mesi abbiamo organizzato una presentazione, un seminario e questa giornata di oggi. E con le nostre poche risorse, non mi porto numeri perché sono piccoli e non voglio annoiare le persone al di fuori dell'associazione, magari quelli li riservo per la prossima riunione nostra. Comunque stiamo crescendo e stiamo portando avanti, diciamo, discorsi importanti, come accennato da Pierpaolo e come anche in maniera molto più nobile e artistica proposto dagli attori che sono nostri associati, chiaramente. Per cui l'invito è, per chi volesse condividere con noi questo percorso, può tranquillamente iscriversi. Io mi metto a disposizione anche fuori o dentro, adesso non so, diciamo logisticamente come sarà più opportuno, e vi invito a farlo se condividete con noi questo pensiero e questo cammino. E lascio la parola a Camilla e agli altri relatori di oggi e all'organizzazione. Grazie. Allora, siccome ho detto che alterniamo interventi di membri preposti proprio del cantiere ad interventi di chi poi interagirà con noi, io vorrei presentarvi gli artisti che sono di là e che espongono. Quindi chiamo Camilla Ancilotto, solo per far vedere fisicamente chi sono, perché poi li presenterà magistralmente Gabriella Bove, e Francesco Bronzi. No, mi presento perché sappiano chi siete, poi ovviamente vi presenterà Gabriella, però solo per far conoscere il vostro volto. Ecco. Allora, loro sono gli artisti che espongono nel foyer, avrete modo di chiedere anche a loro quali sono i loro sentimenti, le loro emozioni nei confronti dell'arte e della bellezza. Crediamo, attraverso la brillante opera di Gabriella Bove e di Paolo Ricci, di aver selezionato due grandi artisti. Mi spiace solo che per così troppo poco tempo possiamo fruire delle vostre opere, ma poi di là ci direte dove, a parte qui all'Hotel Villa Maria Regina, vi potremo trovare, vedere e riscoprire. Grazie a Camilla Ancilotto. Adesso vorrei chiamare Gina Zoia, che ha appena terminato di presiedere i lavori interni al cantiere, e a Gina Zoia io vorrei fare qualche domanda, perché in quanto donna secondo me ci potrà dire tante cose su arte e su bellezza. E vi anticipo che poi, subito dopo il suo intervento, ci sarà quello di Gabriella Bove, che ci presenterà gli artisti, così come li avete visti, Paolo Ricci, e poi avremo anche l'intervento di Sandro Berni, che è di per sé un artista, poi vi spiegherò in quali termini. Allora, io adesso vorrei sentire, se non c'è Gina, chiamiamo Gabriella. Gabriella, arrivando? Gabriella è pronta? Gabriella. Gabriella Bove, se no Paolo Ricci. Paolo Ricci. Grazie a tutti, buonasera. Che bella emozione vedere questa sala così piena. Io ho l'onere e l'onore di parlare di arte e di bellezza. Qualche sera fa al telefono con Pierpaolo, insomma, cercavo di capire un po', dice, da dove comincio, ma che pensi possa dire, che cosa può funzionare di più? Ho detto, non lo so, vedi te che cosa ti ispira di più. Vabbè, mi sono messo sulla scrivania, ho iniziato a buttare giù qualche idea, poi ho riletto quelle due paginette che avevo scritto, ho detto, ma butto via tutto, ho strappato, ho buttato via tutto, perché?
è che avevo iniziato, forse erroneamente, a cercare delle definizioni. Che cos'è l'arte, che cos'è la bellezza? Lo sappiamo tutti più o meno che cos'è l'arte e che cos'è la bellezza, ma non ci interessa questo tipo di definizione di arte, non ci interessa questo tipo di definizione di bellezza, perché l'arte e la bellezza, per come la intendiamo noi, è un qualcosa che sta oltre, è un qualcosa di più intuitivo, è un qualcosa che non possiamo raccontare, che non possiamo definire, che non possiamo far capire e spiegare alle persone. Voi direte, paradossalmente, allora tu che fai qui adesso, di che cosa ci parli? Io non vi parlo né di arte né di bellezza, io mi coinvolgo in quelle che sono le sensazioni che ho sentito io quando dovevo provare a comprendere che cos'è l'arte, che cos'è la bellezza, quando dovevo provare a dire a me stesso che cosa dirai alle persone che staranno davanti a te. Io non vi dico nulla, ma vi dico qualcosa in realtà, perché l'arte e la bellezza non sono neanche due concetti così separati, no? Pensate un attimo, anche le opere che abbiamo qui fuori, no? Noi andiamo, ci mettiamo davanti a queste opere e vediamo delle opere d'arte, e queste opere d'arte sono anche molto belle, che possono piacere o meno, però comunque ci ispirano, la bellezza ci trasmettono qualcosa. E l'arte e la bellezza siamo anche noi, quindi adesso si respira bellezza, si respira anche arte. L'essere umano è arte ed è bellezza. E come ci ha detto Pierpaolo, anche la politica è arte e bellezza. La politica vera. Perché? Perché è l'arte dell'uomo possibile. Questo è quello che noi non dobbiamo capire, non dobbiamo farci spiegare, ma dobbiamo intuire. È andato tanto di moda parlare di bellezza nelle ultime settimane. Che avrete visto, di meno il festival di Sanremo, ogni sera abbiamo bellezza, bellezza. Abbiamo vinto un Oscar con la grande bellezza e siamo felici di questo, perché significa che qualcosa si sta muovendo, significa che nell'aria c'è bisogno di bellezza, perché siamo circondati da cose un po' troppo brutte, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista umano, anche dal punto di vista sociale, culturale. Quindi quello che è il mio messaggio, è un messaggio semplice in realtà, è quello di riscoprire l'arte e la bellezza. E riscoprire l'arte e la bellezza significa utilizzare la politica per valorizzare l'arte e la bellezza, perché arte e bellezza sono politica. E la politica ci permette di arrivare al futuro con arte e bellezza. Questo è un intervento sintetico però esaustivo. Grazie Paolo, perché veramente ci hai trascinato. Allora, io adesso ho due strepitose donne cantieriste. Gabriella Bove, che sarà un po' più tecnica e presenterà gli artisti, e Gina Gioia. Quindi darei prima la parola a Gina Gioia e poi presentiamo ufficialmente gli artisti che espongono nel foyer. Grazie Gina. Grazie, buonasera, scusate, prima mi ero saltato un attimo. E intanto grazie a tutti per essere venuti, vedo delle facce molto simpatiche e interessanti, grazie a tutti per l'interesse che ci mostrate al cantiere. Intanto il compito che mi è stato assegnato, che abbiamo deciso, era perché ho deciso di partecipare alla fondazione e ai lavori del cantiere. E chiaramente condivido, come condividiamo tutti, questa la base del cantiere, che è riscrivere le regole della politica, cercare di fare la politica in un modo diverso. Ma quello che mi piace molto è il metodo che utilizziamo all'interno del cantiere, un metodo basato sul dialogo, sul sentirci, sul parlarci, sul confrontarci. E quindi, rifiutando l'idea del potere in cui c'è uno che comanda e gli altri che seguono. Ma chiaramente, per cambiare le cose e cercare di ribaltare questo concetto di potere,
dire, c'è bisogno anche di non solo di dialogare, di confrontarsi e di cercare di sentire insieme le stesse cose, ma anche di responsabilizzarsi, perché chiaramente se c'è una persona che comanda e gli altri seguono, per quelli che seguono è molto più facile, perché non devono pensare, non si devono confrontare, devono solamente eseguire. Quello che noi vogliamo fare invece è creare dialogo e far partecipare al dialogo e responsabilizzare. Questa è l'idea che mi è piaciuta molto, perché responsabilizzarci su che cosa? Sulla politica, ma sulla politica per, non perché la politica è qualcosa di astratto e noi dobbiamo imparare a fare politica, no, la politica concreta, quella di occuparci della res pubblica, delle cose che interessano tutti noi, perché se quello che ci sta intorno funziona, significa che anche noi siamo meglio. Questo non lo sto scoprendo io in questo momento, chiaramente. Se tutto funziona, se le cose vanno meglio all'esterno, anche noi ci sentiamo meglio, lavoriamo meglio, siamo più fattivi, siamo più propositivi, siamo più positivi. Dunque, io ritengo, insomma, e neanche qui sto dicendo una cosa nuova, che la democrazia di per sé non è un sistema perfetto, perché i voti, come sapete, la democrazia si esprime con il voto, ognuno ha un voto, ma i voti possono essere spostati, possono essere modificati, la volontà delle persone può essere coercita in qualche modo. Quello che noi cerchiamo di fare è anche ragionare su queste problematiche, cioè come ormai sappiamo la politica, ma si è sempre fatto così, si basa su certi sistemi perversi, cioè la democrazia deve supportare dei sistemi perversi che possono essere oggi quelli della pubblicità, che possono essere delle pressioni, che ne so, oggi può essere la pressione sulla crisi, domani può essere la pressione sull'assenza di lavoro, eccetera, eccetera. Quello che la democrazia vera dovrebbe fare è rendere le persone consapevoli di quello che accade, di come veramente vanno le cose, e rendere le persone consapevoli di chi stanno votando, chi sono le persone che stanno votando. Non votare a scatola chiusa perché si vota un colore, perché si vota una forza politica. Quindi l'impegno del cantiere è quello di modificare noi stessi all'interno del cantiere per modificare il mondo esterno. Noi non pretendiamo di rimanere uguali e modificare il mondo esterno, noi vogliamo modificare noi stessi per poi cercare nel nostro piccolo di modificare il mondo esterno. Quindi, per esempio, prima che iniziasse questo, che voi arrivaste, si è aperto un dibattito su una questione che riguardava come rappresentare le diverse sensibilità all'interno del cantiere. E abbiamo discusso e abbiamo dovuto rinviare poi la discussione, la decisione a un momento successivo. Ma questo è il momento importante, il momento fondamentale in cui tutti ci sentiamo partecipi, e questo è quello che vorremmo portare all'esterno, cioè l'idea che nella politica, nel preoccuparci di quello che succede fuori da casa, dal nostro piccolo orticello, interessa a tutti. Grazie. Abbiamo messo in calendario, poi naturalmente in questo modo il pubblico diventa interattivo, per cui se volete fare degli interventi su arte e bellezza o fare delle domande, noi siamo qui anche con i nostri esperti a rispondervi. Allora, intanto adesso è giunto il momento di presentare i due artisti, per cui chiedo a Gabriella Bove di raggiungerci. Grazie Gabriella! Grazie a tutti gli amici che sono
venuti qui ad ascoltarci e ad ascoltare e a vedere le opere. Prima di iniziare volevo dare la mia idea sulla bellezza. Che cosa è per me la bellezza? Per me la bellezza è armonia, è equilibrio, è anche una sensazione estetica. Non è facile afferrare la bellezza. La bellezza è nelle persone, nelle idee, quando arriva è un attimo e ti stravolge. Questo seminario è proprio basato sulla bellezza, sull'arte, in tutti gli aspetti. Abbiamo scelto due artisti, d'accordo con gli altri colleghi dell'associazione, che hanno come fine ultimo la tematica della bellezza, anche se entrambi usano linguaggi pittorici completamente diversi. Inizierò a presentare la ragazza, la donna, Camille Ancillotto, e a seguire lo scenografo Francesco Bronzi. Camille Ancillotto è un'artista giovane, è un'artista che vive a Roma, ma che ha sentito a un certo punto l'esigenza di fare delle esperienze anche all'estero, e intorno al 1997 l'artista si reca a New York. Sappiamo tutti che questa città è una città dove l'arte, dove gli artisti fanno la parte del leone. Sicuramente la vita newyorkese ha influenzato il linguaggio pittorico di Camille Ancillotto. Rientra a Roma intorno al 2003 e comincia veramente l'ascesa di quest'artista. Comincia a partecipare a mostre monografiche, a mostre collettive. Espone anche lo scorso anno alla Biennale di Venezia con due opere, La Deposizione e Giove Dio. Quest'opera è presente in sala, sono delle opere di grandi dimensioni. Il linguaggio pittorico di Camille Ancillotto è un linguaggio che riprende temi dell'arte classica, artisti importanti quali Correggio, ricordiamoci Correggio che ha affrescato la Camera dell'Abbadessa nel Duomo di Parma, riprende Rubens, riprende un altro pittore manierista bronzino, riprende Michelangelo anche per la posa virtuosistica delle figure, ma lo fa con un linguaggio innovativo. È stata definita e si è autodefinita, ho letto delle interviste che lei ha rilasciato lo scorso anno, come un'artista neorinascimentale, cioè un artista che si rifà al passato in chiave moderna, in chiave contemporanea. Io e lei invece vedo nelle sue opere un accostamento, una sovrapposizione, possiamo dire, di elementi che appartengono a linguaggi figurativi diversi, che vanno dalla classicità, alle avanguardie storiche, fino alla modernità. Giorni fa, io insegno in un liceo romano, guardavo delle opere degli astrattisti di Kandinsky e di Klee. Lei è stata paragonata ad un artista astrattista, Kandinsky. Kandinsky più che altro per questa per le forme, diciamo, che si riempiono di colore e riempiono lo spazio. In realtà io la avvicino più all'artista svizzero Klee. Camilla realizza delle opere che sono un'osmosi, tra mondo animale, mondo vegetale, mondo acquatico, terrestre. Le sue opere sono caratteristiche non solo per il linguaggio moderno, che lei usa un linguaggio unico, per una dimensione giocosa e dinamica, ma soprattutto anche per la struttura compositiva. Sono delle strutture che abbiamo viste in sala molto grandi, formate da dei prismi che girano e quindi noi possiamo vedere della stessa immagine più facce. Per la prima volta noi ci troviamo davanti ad un'opera in cui lo spettatore interagisce con l'opera stessa. È raro che noi spettatori possiamo partecipare attivamente, quindi c'è un'osservazione non più passiva ma attiva. Naturalmente l'artista tiene questo legame tra la sua opera d'arte e lo spettatore. Quello che più mi colpisce di Camilla Ancillotto è che queste sue opere io le ho avvicinate agli artisti manieristi. Allora, sappiamo tutti che fino a Giorgio Vasari i manieristi non erano considerati in modo positivo, anzi in modo dispregiativo. In realtà, dopo il sacco di Roma, dopo il 1527, questi artisti cominciano ad avere un riscontro positivo. E
Camilla Ancillotto io l'avvicino ad un artista manierista per la bizzarria, per il virtuosismo, per l'eleganza, per la grazia e anche e soprattutto per la licenza delle regole, cioè di staccarsi dalle regole fondamentali per crearne di nuove e di proprie. Il secondo artista qui presente insieme a Camilla Ancellotti è Francesco Bronzi. Francesco Bronzi, sappiamo tutti, è un famoso scenografo, è un architetto, è un ex docente di architettura presso l'Università di Perugia, ha avuto notevoli riconoscimenti durante 50 anni di carriera, ha avuto 3 Davide Donatello, un nastro d'argento. Quando Francesco Bronzi ha iniziato a dipingere, l'ha fatto sempre, essendo uno scenografo, gli riesce molto bene, sicuramente lo ha fatto anche per alleviare giornate piuttosto faticose dovute a un lavoro anche molto impegnativo. Abbiamo sempre detto, non so se prima di me qualcuno ha accennato, l'arte, considerare l'arte come la musica che penetra nell'anima e ci aiuta anche ad affrontare il nostro quotidiano e il nostro avvenire con più ottimismo, con più slancio. Sicuramente Francesco avrà iniziato a disegnare proprio per cercare di superare dei momenti a volte pesanti della sua carriera. E l'universo di Francesco è un universo femminile, è un universo, lui ama moltissimo le donne, queste donne che ricordano per le fattezze, le donne di Botero, ma il linguaggio pittorico di Francesco non è certo il linguaggio pittorico dell'artista colombiano. Tutte le sue opere lui le intitola Venere, perché si rifà la Venere preistorica di Willendorf, una Venere piccolissima, le cui fattezze, diciamo gli attributi femminili sono portati all'esasperazione, rappresentava la fecondità della donna. Lui si rifà a questa Venere, infatti tutte le donne, tutte le Venere di Francesco non hanno, il volto non è caratterizzato, non hanno neanche i piedi, non hanno neanche le mani, ma nonostante siano delle Venere, la cui veste è una veste metallica e non sono delle, come ha rilasciato lui in un'intervista, delle Venere robotizzate, ma sono delle Venere piene di sensualità, sono delle Venere morbide, anche perché Francesco Bronzi inserisce le sue Venere nelle sue scenografie e su elementi molto caldi, molto avvolgenti, a volte sono adagiate sull'amaca, a volte su dei cuscini, a volte si trovano in mezzo a dei campi. Perché sceglie il colore rosso? Me lo sono chiesto, perché il colore rosso, si sa, noi lo associamo alla passione, allo slancio, alla vitalità, quindi alla sensualità, e fa anche altre, fa delle opere che riprendono anche la famosa natura morta del Caravaggio. Francesco Bronzi vuole mettere in evidenza anche la bellezza nella natura, la bellezza spontanea, ed esegue anche delle opere, delle Venere, con delle farfalle, perché quando le ho viste per la prima volta, Francesco mi è stato presentato da un'amica in comune, mi sono chiesta come mai Francesco inserisce nelle opere delle farfalle. Sappiamo che le farfalle sono degli elementi simbolici proprio per eccellenza. La farfalla che cosa simboleggia? La nostra anima, simboleggia la grazia, l'eleganza per i colori, per le forme, ma anche la libertà. La libertà a cui aspira ogni uomo. Senz'altro Francesco alla fine della sua carriera è un uomo libero, un uomo di sperimentare anche un altro linguaggio, che non è solo quello del cinema, ma anche quello della pittura. Grazie a tutti voi. Thank you.